Nell'Alghero TG Express di oggi, nuvole dall'Europa sulla nuova continuità territoriale. L'assessore all'industria incontra gli operai della miniera di Olmedo. Città creativa UNESCO, Alghero c'è. Jussoli, sciopero della fame anche per Mario Bruno. Nuovo riconoscimento per Maurizio Gobbino. Sigla. Convenienza extra nei supermercati Delta Coop. Dal 13 al 16 ottobre, spigole 200-400 grammi a 7,98 euro al chilo. Olio extravergine mediterraneo San Giuliano da un litro a 4,59 euro. Delta Coop, il tuo supermercato sotto casa. Buongiorno e bentrovati con Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Dubbi sulla CT1 per Alghero e Olbia. Sono quelli sollevati dalla Commissione Europea su oneri di servizio e compensazioni troppo alte. E mentre è stata accordata la proroga su Cagliari, si punta almeno per ora alla stessa temporanea soluzione per gli altri due scali sardi. Sentiamo cosa ne pensa il sindaco di Alghero, Mario Bruno. CT1 su Alghero, nuvole dalla Commissione Europea. Ma sul bando, nel senso che per un eccesso di oneri di servizio la Commissione Europea ha posto una serie di quesiti importanti alla Regione. E ho già detto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, al Assessore dei Trasporti Carlo Careddi e al Presidente Pigliaru che occorre velocizzare intanto la proroga. Il 9 novembre è sostanzialmente domani, bisogna permettere alle persone, ai viaggiatori, ai sardi di poter fare i biglietti, oggi non è possibile farli. Per cui la prima cosa da parte del Ministro Del Rio, così come è avvenuto per Cagliari, la proroga anche su Alghero e su Olbia. Questo vuol dire che si agirà come si è agito finora con l'Alitalia e con le tariffe e le frequenze della continuità territoriale in corso. Dopodiché c'è una battaglia sacrosanta da fare sui diritti dei sardi, sull'insularità, però questa va fatta con i tempi giusti, oppure dell'alternativa presentare immediatamente una nuova proposta di continuità territoriale, quindi un'altra gara. Però certamente non ci deve essere soluzione di continuità e questo vuol dire che mi attendo, l'ho detto ieri al Presidente della Regione, all'Assessore Regione dei Trasporti, mi attendo a brevissimo la proroga anche su Alghero. E ieri mattina a Cagliari l'assessore regionale dell'industria Maria Grazia Piras ha incontrato i rappresentanti sindacali e i lavoratori della miniera di Olmedo per fare il punto sulla vicenda che riguarda il sito produttivo. Piras si è detta disponibile a verificare insieme all'assessorato del lavoro i possibili percorsi alternativi di sostegno al reddito o di utilizzo temporaneo dei lavoratori della miniera in linea con la normativa vigente. Alghero in corsa tra le città creative UNESCO, presentato questa mattina il dossier di candidatura. Sentiamo un commento del primo cittadino. Città della creatività UNESCO, Alghero c'è. Ma una grande opportunità. Dopo la capitale italiana della cultura e l'essere arrivati in finale tra le prime città italiane, subito dopo questa opportunità e sulla base del dossier capitale della cultura abbiamo inserito al centro, al cuore del progetto, la Riviera dei Coralli, quindi il Corallo di Alghero, anche la nostra candidatura alle città creative UNESCO, che è un riconoscimento che viene dato solo a pochissime città. Dal 2004 oggi sono 154 nel mondo, solo 5 italiane, le più importanti. Siamo in finale con altre 5 città. E pensiamo insomma di poter rappresentare già il 3 novembre a Parigi con uno stand e con iniziative dedicate alle 6 finaliste italiane, poter rappresentare al meglio la nostra città, ma poi anche ad Alghero, a partire da questa settimana, per tutto il mese di ottobre e di novembre, il tema centrale degli allestimenti delle vetrine, della lavorazione che comunque sarà mostrata a tutti del corallo, sarà appunto l'elemento che unificherà la città in un altro esperimento importante di coesione sociale. Mentre le adesioni alla campagna Non è mai troppo tardi per l'approvazione della legge Jussoli superano la cifra di 1300, ieri hanno partecipato al digiuno in 167. Tra europarlamentari e deputati anche il sindaco di Alghero Mario Bruno e il musicista Polo Fresu, membro del comitato scientifico della Fondazione Meta. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dal Qualtè.
Emanuele Farinelli, Santa Maria La Palma, vendita Humidor e accessori, Italia, Cuba, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Honduras. Nel Krav Maga, la micidiale difesa personale israeliana, l'istruttore di terzo livello Maurizio Gobino è stato insignito del grado di master, il livello più alto. A lui e altri due master la Fondazione VUCA Krav Maga ha dato l'incarico della Commissione Nazionale, con il compito di preparare i programmi di esame e esaminare i futuri istruttori a livello nazionale. Nel pomeriggio sentiremo cosa ci ha detto Gobino. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani, subito dopo l'intervista al sindaco Mario Bruno sul Ius Soli e poi nel pomeriggio quella a Maurizio Gobino. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Anche il sindaco di Alghero ha partecipato allo sciopero della fame che un po' in tutta la nazione è stato seguito da diverse personalità. Ma al di là dello sciopero della fame, che è un segnale per creare attenzione sul tema, 800.000 bambini nati in Italia chiedono di avere il diritto di cittadinanza. Mi sembra un fatto normale, mi sembra normale che il Parlamento italiano se ne occupi e se ne occupi al più presto in questa legislatura. Per cui ho detto ieri in maniera molto chiara, ma non è soltanto il mio pensiero, i bambini ci insegnano a vivere, tra di loro il giocare insieme, il confrontarsi, penso alle scuole, alle nostre scuole è un fatto normale, e non chiedono di che nazionalità siano i loro genitori. È un rapporto normale fra persone che hanno un diritto certamente innegabile, che è quello di uguaglianza e di cittadinanza, per cui bisogna non solo riconoscerlo, ma credo garantirlo in pieno. Da questo punto di vista, insomma, l'appello che ha fatto Luigi Manconi, ieri ci siamo sentiti mentre ero a Roma, e mi ha chiesto se volevo aderire anche alla battaglia che sta facendo, gli ho detto di sì, oggi ci sarà una manifestazione imponente proprio a Roma, ma è un segnale di attenzione che tanti altri sindaci stanno comunque mostrando su un tema che è nazionale e che è importante.